come and hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been. Ieri arrivo a semi, ranghi compatti, oggi sulla carta sembra più facile, come sarà? Beh, sicuramente come ieri sarà un arrivo che potrà magari sia dirsi sia alla volata che alla fuga, insomma. Bisogna stare molto molto attenti perché l'inizio qua, tutto quanto su e giù, tutti quanti saremo un po' freddi, insomma. E poi la tappa è breve, quindi saranno magari favoriti quelli più, diciamo, scattanti. Vediamo, dai, prendiamo le cose come vanno, cerchiamo di stare attenti sin dall'inizio e speriamo di disputare un buon sprint. Eugenio Bani ieri ha vinto la volata di gruppo dietro praticamente la fuga, oggi terremo la corsa chiusa? Ma sicuramente ci proveremo, anche ieri abbiamo svolto un ottimo lavoro, oggi punteremo alla vittoria, speriamo di riuscire a tenere il gruppo in fila e di sprintare al meglio. Seconda tappa del Giro Bio, una doppia sfida oggi con la prima semitappa in linea da Colonnella ad Alba Adriatica. Dopo i 68 km prevalentemente pianeggianti, numerosi tentativi di fuga, ma il gruppo andava a forte andatura e quindi nessuna fuga è riuscita ad avere un vantaggio ragguardevole. Si arrivava nel lungomare di Alba Adriatica a ranghi compatti, dove a spuntarla su tutti gli altri è stato Marco Benfatto del Team Idea, che ha colto la sua quinta fermazione stagionale davanti a Viola della Farnese-Vini e check-in della Marchio. Seconda occasione per le ruote veloci, ieri non era stata poi così limpida, oggi Marco Benfatto non se l'è fatta scappare. Sì, ieri, diciamo, tra la fuga e un po' di caos dietro non sono riuscito a disputare la volata. Oggi sono partito determinato, volevo arrivare in volata, la squadra mi ha dato una mano e partito un po' lungo, però alla fine sono riuscito a tenere il gruppo e bella vittoria.